Ragazzi, Kyoto, vicino alla stazione c'è un parchetto calistenico, almeno così dava l'applicazione Calisthenics Parks. Però andiamo a vedere se effettivamente ci sono sbarre e poi cos'altro andiamo a trovare. Ho già visto la prima torretta per fare le trazioni e addominali. Già quello mi rende felice. Ho fatto tutto il giro del parco e alla fine gli unici attrezzi che ho trovato sono quelli che vi ho fatto vedere all'inizio. Quindi questa sarà la mia postazione per l'allenamento. Oggi però non mi faccio fregare, sono venuto al calar del sole, così nonostante faccia caldo si sta bene. Comunque a temperatura è scesa, è ventilato, quindi posso allenare senza grandi problemi. Allora, andiamo a testarla subito. Sbarra stretta, però direi stabile. Ok, quindi posso fare un paio di trazioni per scaldarmi. Attrezzatura decisamente migliorabile. Come ho messo nel titolo, addominali da samurai, perché siamo in Giappone, quindi non potevano che essere addominali da samurai. Lavoriamo con la sbarra. Vediamo se c'è qualche altro attrezzo che potrebbe tornarmi utile. Vedo quella panchina. No, facciamo lavoro alla sbarra. Quindi il lavoro alla sbarra sarà molto molto semplice. Primo esercizio, facciamo delle diagonali alla sbarra. Secondo esercizio, addominali, gomito, ginocchio. Terzo esercizio, facciamo delle tenute in front lever e magari ci mettiamo anche dei piccoli movimenti, quindi passiamo dall'advanced all'attack, dall'advanced tuck all'attack, in modo da richiamare bene, oltre al lavoro ovviamente dei dorsali, anche dell'addome. Allora, di ogni esercizio andremo a fare che cosa? Io andrei a fare semplice, lavoriamo sulle 10 ripetizioni. Quindi, nelle diagonali facciamo 5 ripetizioni per lato, negli addominali gomito ginocchio facciamo 10 ripetizioni e nel front lever dinamico, come vi ho spiegato, facciamo nuovamente 10 ripetizioni. Facciamo tutti gli esercizi in successione, al termine del terzo esercizio recuperiamo un minutino, va bene, e ripetiamo tutta la sequenza, potete ripeterla per 5-6 volte che a mio avviso va benissimo. Ovviamente siamo appesi alle sbarre, quindi ogni volta che vi appendete alle sbarre ci sarà sempre inevitabilmente l'intervento dei dorsali e delle braccia, quindi oltre a lavorare il core, questo allenamento richiamerà in causa anche il lavoro per il dorso. Adesso vi faccio vedere gli esercizi, metteteli in pratica esattamente come vi sto mostrando io dal Giappone. Diagonali bloccate, vi mettete di lato, l'obiettivo è andare a lato delle mani, quindi track, hopla, 2, potete scendere, rilassare un attimino la presa, quei 10 secondi vanno benissimo, e poi facciamo addominali, gomito e ginocchio. Questa sbarra non è proprio il massimo, quando faccio l'esercizio vado a toccare qua dietro, però vabbè, prendiamo quello che passa. Quindi addominali, gomito e ginocchio, vediamo se non tocco. Tocco? Ah, tocco. 2, 3, 4. 10. Anche qua, comunque il lavoro si fa sentire, dopo le diagonali, dopo queste, l'addominale si sente tantissimo. Poi qua avevo una postura un po' viziata dalla sbarra che c'è sotto. Adesso vi farò vedere anche come seguo qua il front lever, avrò la testa tutta schiacciata in questo pannello e mi sa che anche qua a Kyoto deve venire Iron Link. Vediamo qua che cacchio devo combinare. Allora, qua devo andare schiacciato. Ok, posizione 1, 2, 3. Che fatica, è persino più faticoso con questa testa schiacciata, che in realtà mi dava anche una mano, però non sapevo, tra l'aiuto che mi dava l'appoggio, tra la testa tutta storta, ho faticato assai.
Comunque, come avete visto, sequenza di 3 esercizi in successione. Questi sono addominali da samurai. Se riuscite a fare tutta la sequenza senza pausa, vi assicuro che sentirete bruciare i vostri addominali. Allora, adesso io recupero un attimino e poi riparto con le mie sequenze. Eccoci qua, classico gelato al gusto matcha. Il matcha è il tè verde giapponese, direi che con questo caldo ci sta decisamente bene. Ragazzi, stasera sono distrutto. Abbiamo girato come dei pazzi per Kyoto, abbiamo visitato tantissime cose, mi sono anche allenato e stasera si mangia in stile giapponese, tipica un po' di queste parti qua di Kyoto, con degli spaghettoni di grano duro che prendono il nome di udon, accompagnati qua con delle alghe, delle verdure e del pesce, e diciamo messo tutto in un brodo. Poi qua c'ho della tempura, come vedete si va di fritto senza paura qua. Poi abbiamo sempre tofu fritto e poi qua abbiamo ancora una fettina di carne fritta tipica sempre di questa zona, che non ricordo come si chiama. Come si chiamano? Tonkatsu. Come? Tonkatsu. Tonkatsu mi dicono. Sempre. Mi sembra tonkatsu si chiama. E quindi mangio ragazzi, fritto, perché oggi ho camminato tanto, mi sono allenato e me lo posso permettere in vacanza. Dai, incomincio. Ah, mi sono fatto portare anche le forchette, così mangio tranquillo. Assaggia il tonkatsu. Il tonkatsu, assaggiamo subito. Cazzo uno. Buono. Croccante al punto giusto. Mi piace. Del super ombrello, voilà. Eccomi qua, fantastico. Questa è una salvezza. Stasera si mangiano takoyaki. Come si chiamano? Takoyaki. I takoyaki, i famosi takoyaki, eh. Sono delle palline ripiene di polipo. Specialità di Osaka. Specialità ovviamente di Osaka. Bravo, so tutto. Preparatissimo. Sono preparatissimo. Molto validi, buoni. Direi buoni. Ragazzi, sono ustionanti, però riesco a tirar fuori qualcosa. Eccolo qua. Adesso mi brucio in diretta, no? No. È bollente. Però buono. Eccoci qua ragazzi, è arrivata la famosa pizza di Osaka, che in realtà, come vedete, non è proprio una pizza ma è più una sorta di frittata, un omelette. Io l'ho fatta fare con del pesce e sopra c'è una salsina e delle striature di maionese. Sembra decisamente il top qua, ma per la maggiore, se passate ad Osaka dovete assolutamente assaggiarla. È bella morbida, saporita, gustosa, e adesso me la mangio tutta.